pomeriggio da Francesco Albanesi, benvenuti allo stadio La Rocca di Trezzo sull'Adda, la casa di un Atrizium che sta letteralmente dominando un campionato senza rivali, che con 8 punti di distacco dalla seconda vuole continuare la marcia verso la gloria. Oggi però massima allerta, perché arriva uno Zingonia Verdellino fresco di risultati positivi che vuole continuare ad arrampicarsi fuori dalla zona playout per arrivare alla cima prima che sia troppo tardi. Tutto pronto, ultimi check da parte dell'arbitro, si comincia, buon divertimento con Trizium Zingonia Verdellino. In area di rigore c'è una sorta di trenino sul secondo palo, il cross di Lazzaro a uscire, la palla passa, poi arriva il controllo al destro, la sblocca subito la Trizium dopo neanche 5 minuti di partita, direttamente da calcio d'angolo col numero 5 Scietti che fa 1-0. Il cross a uscire che arriva ora, la palla che viene spizzata, ultimo uomo rimane Campani, pronto Lazzaro al cross sul secondo palo, allontana la difesa dello Zingonia, Cotello raccoglie, cross dentro, la palla passa, arriva il gol di Diasiri, 2-0 per la Trizium, ingiocabile la squadra di Di Blasio, il cross di Cotello dalla sinistra è buonissimo per Diasiri che segna, ringrazia, 2-0 alla squadra di Mapelli che sembrava reagire, adesso sta soffrendo esternamente. Valente si gira, Valente! Troppo forte questa Trizium, troppo forte Valente! Da pivot, lavora una gran palla sulla rimessa laterale, stop col destro, conclude Di Mancino, 3-0. Si ricomincia con il secondo tempo di Trizium, Zingonia Verdellino. Per lui, colpo di testa di Bonacina. Quello di Valente, quello di Cotello, poi Lazzaro. Come una foca la Trizium, che azione, palla sinistra per il sinistro da parte di Ortelli, gran parata di Remondini, ma che azione della Trizium, tutta in palleggio di testa con Lazzaro che alla fine libera a sinistra Alberido che calcia con il mancino non benissimo, smorzando un po' la conclusione, Remondini respinge e Trizium che va tanto così dal 4-0. Rimessa con le mani, sempre verso Valente che la pizzica solo per un attimo, ma la colpisce anche con il braccio, anzi è calcio di rigore per la Trizium, mano di un giocatore dello Zingonia. Fischia l'arbitro, parte Cotello, saltello e destro, spiazzato Remondini, 4-0, poker per la Trizium. Da Valente 1-2 che si chiude, poi altro terzo passaggio per Valente che calcia incrociando, trova una deviazione, non si ferma la Trizium, è una macchina da guerra la squadra di Di Blasio. Cotello fa filtrare dentro per Valente che se la ritrova e prova a calciare sull'ingenuità di Pedrini, impatto di Zuba alla partita, punizione, arriva il destro murato dalla barriera, Bonacina raccoglie, scava dentro, la posizione chiaramente di fuorigioco da parte di Quadri, non una bella punizione partita nei piedi del giocatore dello Zingonia, quel ruolo. Adesso una partita chiaramente di ripartenza per la Trizium, porta Lazzaro, serve in verticale Vaglio, c'è spazio per il numero 20, è un 3 contro 1, va Vaglio in area di rigore davanti al portiere, Vaglio per chiudere, 5-0, i 10 uomini, segna sempre la Trizium, cinquina con Vaglio, 5-0, Zingonia al tappeto. Un pomeriggio da dimenticare anche in fretta. Tiam, Vaglio cambia campo per lo stop orientato di Schingo che va fino in fondo, Schingo davanti al portiere, palla al limite per il destro, 6-0, game set e match per la Trizium, 6-0, ha segnato Terlizzi. Siamo agli sgoccioli, finisce così con un 6-0 tennistico della Trizium che praticamente chiude la pratica già dopo mezz'ora e poi c'è la festival del gol qui alla Rocca, 6-0 con la Trizium che c'entra la quinta vittoria consecutiva, sale a quota 60 punti e molto probabilmente rimane a più 8 dal Mapello secondo che sta vincendo 2-0 contro la Cisanese. Pomeriggio completamente invece da dimenticare per i bergamaschi dello Zingonia